Vittoria bis per Lucchesi al Rally degli Abeti, Gabriele alla guida e la moglie Titti Ghilardi alle note. Hanno bissato il successo datato 2013 con una prova imperiosa, restando in testa alla gara dall'inizio alla fine. La 35esima edizione del Rally Abeti e Abetone, organizzata da Abeti Racing e ACI Pistoia, valida per il campionato regionale, si è disputata sul classico percorso di 7 prove speciali delle montagne pistoiesi. Un tracciato congeniale per i coniugi di Bagni di Lucca, al debutto con la Ford Fiesta R5, autori di un dominio assoluto, al comando già dalla super speciale di Gavinana il sabato, per proseguire senza eccessi sugli altri 6 crono della domenica. Un bel modo per rinverdire le capacità agonistiche di due genitori che quest'anno hanno deciso di dedicare attenzione e massima parte dei fondi al figlio Christopher, che ha già dimostrato passione e notevoli doti di guida. Unico brivido la rottura di un semiasse nella terza speciale, che risolto in poco tempo non ha compromesso la strada verso il podio vittorioso di San Marcello Pistoiese. Secondo posto per Pinelli Nesti, Ford Fiesta R5, che hanno tentato e provato ad insidiare Lucchesi, ma la pioggia del primo pomeriggio domenicale e difficoltà di assetto hanno indotto i due pistoiesi a lasciar via libera al futuro vincitore. Podio completato dai locali Franceschi Brandani, Clio Super 1006, acclamatissimi sulle speciali e dopo una gara di vertice un meritato terzo posto, poiché i due hanno ridotto di molto la loro attività corsaiola. Fuori dal podio, nonostante la superba prestazione, la coppia lucchese Pierotti Milli, Peugeot 208 R2, che oltre a ribadire lo speciale feeling con questa vettura, hanno duellato coi conterranei Gaddini Sarti, Clio R3C, alla fine quinti. L'Evergreen Brunero Guarducci, in coppia con Alessio Migliorati sulla Hyundai i20 R5, ha dato continuità al recentissimo terzo posto nel Rally Matese, arrivando sesto, giusto davanti all'equipaggio locale formato da Davide e Andrea Giordano sulla Mitsubishi Space Star R5, vettura nuova, alla sua terza uscita in gara, che i due fratelli e il Top Gear Team stanno sviluppando in esclusiva per l'Italia. Nella top 10 assoluta anche il pratese Zelco, ottavo, il lucchese Marcucci, nono, e la coppia Lenci Celli. Da rilevare che sia il senatore, patron del Ciocco, sia il Lenci sono entrati nei 10 dell'assoluta grazie a un notevole rush finale, frutto di notevole esperienza. Sfortuna invece per un locale molto atteso, Alessio Beneventi, ritiratosi quando sesto assoluto e poco prima dell'ultima PS per rottura del motore della sua Peugeot 106, mentre Giulia Serafini e Susanna Mazzetti hanno vinto l'agguerrita categoria femminile che vedeva 4 equipaggi al via. Erano 20 le vetture iscritte al quinto Abeti storico ed il successo ha sorriso alla Porsche 911 del sammarinese Graziano Muccioli, davanti a Pier Giorgio Barsanti, presidente di Abeti Racing, che coadiuvato dall'avvocato Pollini è tornato a guidare sulle strade di casa dopo un quarto di secolo, ottenendo un risultato significativo con la sua Ford Escort RS MK2. Identica vettura per i terzi arrivati, Vacciago Ingrami. Ora 3 settimane di pausa prima del torrido rally dell'Alta Val di Cecina, a calendario per il fine settimana del 24-25 giugno.